Li invochiamo e loro ci proteggono. Rivolgiamo loro le nostre preghiere e così li sentiamo vicini, li celebriamo con processioni, con feste e loro ci accompagnano. Sono i santi protettori e patroni. Ma quali categorie proteggono e soprattutto perché? E ancora, perché qua ci sono tante curiosità, certo. Gabriella, come vengono scelti? Siamo noi che scegliamo i santi protettori o sono loro a scegliere noi? Ecco, per rispondere a queste domande, quante curiosità. Sono tante, non sono affatto scontate. Allora, per rispondere appunto, ci hanno raggiunto qui in studio, sono intorno al nostro tavolo, padre Corrado Maggioni, cui sono contenta di dare il bentornato. Sottosegretario alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, al Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo di Roma. Bentornato davvero. Buon pomeriggio. Allora, Rita Sberna, devota a Santa Rita d'Acascia, di cui ricorre tra pochi giorni l'anniversario della morte. Mariella Aurite, presidente del Circolo Femminile Sant'Agata di Catania, di cui è devota, è medico chirurgo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. E in collegamento dal nostro studio di Milano, Rino Camilleri, scrittore che da anni racconta, studia le vite dei santi e che è autore del volume Il grande libro dei santi protettori, edito da PM. Ben arrivato anche lei, ben arrivati tutti. Allora, padre Corrado, io inizierei dall'ABC, no? Inizierei a chiederle chi sono i santi protettori. I santi protettori o patroni hanno una storia abbastanza lunga, possiamo dire di due millenni. Intanto affondano le radici nell'istituto proprio del patrocinio che si ritrova nella società romana. Il patrono aveva dei clienti e tra loro si instaurava un legame di mutua relazione, cioè il cliente che aveva bisogno di essere aiutato, difeso, protetto, si riferiva appunto al patrono che era un cittadino di un certo riguardo. E questo istituto, normato dalla legge romana, viene poi trasferito, abbiamo testimonianze fin dai primi padri, nei confronti di un santo, un martire, una categoria di martiri. Allora il cristiano a chi si rivolge per poter vivere una vita con pienezza? Quando si trova aggredito o dal male o da una malattia o dai nemici o ha bisogno di a chi? Ecco, rivolgersi a un santo che può assicurare una certa protezione, una mediazione nei confronti di Dio. Però lei mi ha fatto venire così altre curiosità, padre Corrado, ma esiste una differenza fra il santo protettore e il santo patrono? Ma diciamo che dal punto di vista ufficiale, rituale, se uno desidera scegliere un patrono che abbia poi la conferma della sede apostolica, la terminologia è il patrono. Però nell'antichità sono termini che si equivalgono. Il patrono, il protettore. Che cosa fa il patrono? Protegge, custodisce, offre un esempio di vita. Allora si può dire che sono sinonimi in senso lato. In senso, diciamo, ufficiale, preciso, allora quando si parla di patroni ritualmente eletti, allora la terminologia è quella del patrono. L'altra curiosità che mi è venuta è chiederle se tutti i santi poi diventano patroni. Non tutti i santi, nel senso che occorre scegliere il patrono, eleggere un patrono. Allora uno si mette sotto l'uno o l'altro santo a seconda di sintonia. Chi lo elegge il patrono? Chi lo elegge il patrono? Chi desidera essere protetto, accompagnato, guidato da quel santo. E qui c'è tutta una storia che tra poco raccontiamo, insomma, come si è arrivati a questo. Allora, Rita Sberna ha un blog dove scrive di fede ed è devota, il suo nome lo rivela, a Santa Rita di Cascia. Allora, di che cosa è patrona Rita? Santa Rita. È la santa delle cause impossibili. Cioè, quando c'è umanamente un problema irrisolvibile agli occhi umani, pregando Santa Rita, io ne sono testimone, tutto si risolve, poi anche la fede che fa la differenza. Io... Perché è divenuta, poi vediamo la sua storia personale, ma perché è stata identificata con le cause impossibili? Perché umanamente parlando ci sono situazioni che gli occhi umani non si possono risolvere e rivolgendosi a Santa Rita
le grazie avvengono, anche quelle impossibili, ecco perché viene detta la santa delle cause impossibili. Poi anche modello di sposa, modello di donna, perché sappiamo che ha avuto una vita sofferente, una mamma, quale mamma chiede la morte dei propri figli anziché vederli in peccato mortale? Lei ricordiamo al nostro pubblico perché sennò qui qualcuno è confuso. Sì, perché praticamente lei ha pregato per la conversione del marito e dei suoi figli e la conversione della famiglia del marito, perché comunque facevano una vita disordinata, lontana da Dio, e i figli si stavano per macchiare di un omicidio, e quindi la Santa Rita ha chiesto la grazia al Signore di farli morire anziché farli macchiare di peccato. Ecco, altra donna, dottoressa Aurite, Sant'Agata, di cosa è patrona? Sant'Agata è patrona di Catania e di tantissime altre circostanze che la avvicinano a quello che è il coraggio e la forza. Io ne leggo tantissime qui, sì, delle donne affette da patologia al seno, balie, nutrici, ancora infermiere, le tessitrici. Ma prima di tutto nasce come protettrice della città di Catania dal fuoco dell'Etna, quindi il coraggio. E molti sono anche i pompieri che sono, Sant'Agata è anche patrona dei... Non a caso, Non a caso. Ma infatti inizialmente quella del seno è più legata alla sua forma di martirio. Prima martirizzata al seno con proprio l'asportazione con le tenaglie e poi bruciata sui fuochi ardenti. Ma chi era Sant'Agata? Sant'Agata era una giovinetta dei primi, del primo secolo, intorno al 200 fu martirizzata, 206 d.C. e Sant'Agata fu immediatamente rivolta a Cristo, cioè dalla sua infanzia. Siccome appunto era di una famiglia nobile di Catania, quindi una bellissima ragazza in vista, ma cristiana. I nostri, le cose più attendibili sulla vita di Sant'Agata sono esattamente gli atti del martirio, perché poi c'è tanta leggenda, certo, tanto ci tempo. C'è tutta la tradizione Sappiamo popolare. Sicuramente che Sant'Agata, la festa di Sant'Agata è cominciata immediatamente dopo la morte proprio della giovane Agata. Allora, Camilleri ha scritto, lo dicevamo in apertura presentandolo, il grande libro dei santi protettori. Allora io inizio col domandarle quanti santi protettori esistono, Camilleri? Penso che sia impossibile rispondere a questa domanda perché... Avviciniamoci per approssimazione. Sono tantissimi, tenendo conto che ogni santo è suscettibile di diventare un protettore, protettore individuale di qualcuno, cioè ognuno di noi, ogni credente ovviamente, finisce per essere devoto particolarmente a un determinato santo perché ne ha sentito la vicinanza dopo averne letto la vita, oppure anche il limite per eredità. Era devota mia madre, era così devota, ha avuto tante grazie, allora sono devota anch'io. Quindi ogni santo è suscettibile di diventare protettore di qualcuno. Poi le grandi protezioni, come i grandi patrocini, poi derivano, faccio un esempio, San Gennaro per Napoli, no? Bene, e allora accolto è la cittadinanza nel segno, che quel punto Camilleri, accolto proprio nel segno, San Gennaro. Bene. Pensaci tu, è la cittadinanza che si rivolge a quel santo, a parte il fatto che Napoli come patroni ufficiali ne hanno una cinquantina, ma San Gennaro, il principale rimane sempre San Gennaro, ovviamente non ce lo tocchi, che però per un certo periodo, per pochi anni, durante l'invasione napoleonica fu declassato e gli si preferì Sant'Antonio di Padova perché aveva osato far sciogliere il proprio sangue. Sapete la cerimonia della liquefazione del sangue? San Gennaro ha consentito che il suo sangue si sciogliesse davanti al generale francese invasore Championnet.
il quale aveva puntato la pistola alla tempia dell'arcivescovo, guai a te se non fai sciogliere il sangue, perché lui era, essendo da buon illuminista, era convinto che fosse tutto un trucco clericale. Insomma, qui la tradizione religiosa si intreccia con le vicende storiche. E senta, e poi ci torniamo su San Gennaro, non possiamo non farlo, insomma, soprattutto perché qui accanto a me c'è il co-conduttore che non lo consentirebbe, e comunque insomma, il peso specifico di San Gennaro è il peso specifico. Camilleri, ma di che cosa si può essere patroni e protettori? Praticamente di tutte le necessità possibili e immaginabili. Dunque, oggi, per esempio, oggi è il 10, bene, da domani fino al 15 maggio, entrano in scena i cosiddetti santi del ghiaccio. I santi del ghiaccio, che sono quattro, Mamerto, Pancrazio, Servazio e Bonifacio di Tarso, erano in epoche in cui tutta l'economia era agricola, erano particolarmente venerati proprio in questi giorni, perché c'era una cosa che i contadini temevano come la morte, era proprio i colpi di coda dell'inverno, quindi le gelate di maggio. E tra l'altro, non so da voi a Roma, ma a Milano in questo momento la temperatura si è molto abbassata e domani si prevede pioggia. Da noi ancora no, però li abbiamo conosciuti questi colpi di coda, e sappiamo anche con quali affanni li hanno accolti gli agricoltori anche oggi, quindi insomma questi santi del ghiaccio potranno essere nuovamente invocati. Esatto, loro si rivolgevano all'intercessione di questi quattro santi del ghiaccio. In Baviera addirittura c'è poi un grande santuario dei 14 santi ausiliatori, che anche lì sono molto, molto venerati, con processioni annuali, cioè dei 14 santi ausiliatori che per tutto il Medioevo e anche dopo furono venerati proprio tutti assieme. Sono affascinato da queste storie. Ricordarli, però. Sono affascinato, Camilleri, da queste storie. I santi del ghiaccio sono davvero... No, infatti, non li conoscevo. La prima volta, non li conoscevo. Io. Allora, Camilleri, torniamo subito da infatti lei. Torniamo subito da lei, però prima andiamo da Simone, che vedo che scalpita. Sì, coinvolgiamo... Non scalpitare, Simone. No, quando mai. Però, insomma, dobbiamo coinvolgere il nostro pubblico come sempre. Allora, fateci sapere chi è il vostro santo protettore e com'è nata la vostra devozione per quel santo. Vi piacerebbe scoprire qual è il santo protettore di una determinata categoria di persone? Fatecelo sapere lasciando un messaggio in segreteria all'800-22-88-96 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000, e vi ricordo che potete anche seguirci streaming scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. La Padre Corrado, ha sentito Camilleri, ha cominciato insomma a soddisfare tante curiosità, a raccontarci tante cose che magari non conoscevamo. Torniamo a quel tema che avevamo sfiorato della decisione, cioè chi decide chi sono i santi patroni di una determinata categoria. Qui si va addirittura al 600 indietro. Sì. Occorre precisare che chi decide, chi sceglie il patrono sono i destinatari del patrocinio. Allora, se si tratta del patrono di una città, abbiamo sentito per esempio di Agata, è il popolo di questa città, è la gente concretamente di questa città. Questo era stato proprio stabilito o codificato da esatto, un Papa. Questa normativa, il Papa Urbano VIII nel 1630 codifica, dato che le prassi erano variegate. E allora il Papa decide almeno tre cose. Primo, che sia il popolo, i destinatari, diciamo, del patrocinio a eleggere un santo patrono, quindi deve essere un santo. Secondo, che questa approvazione sia confortata dal parere del clero secolare e religioso e approvata dal vescovo. E infine che siano trasmessi gli atti di questa decisione, diciamo, popolare alla Santa Sede, all'organismo competente, che allora era la Congregazione per i Riti, la quale conferma questa elezione. Paolo VI poi ha dato una riorganizzazione al tutto. Sì, nel 1973 si sono riviste queste norme, oggi ci sono queste norme, de patronis constituendis, ossia per costituire un patrono. Ma diciamo la logica è la medesima. Possono avere... un patrono, scegliere un patrono o città o paesi o nazioni o regioni, oppure associazioni, categorie di persone anche, lavoratori o confraternite. E l'iter oggi cosa prevede dopo questa scelta, questa candidatura?
L'iter prevede che i destinatari si esprimano con un sondaggio, con una votazione, con un parere espresso, con una sottoscrizione. In genere arrivano in congregazione quando c'è la richiesta dei faldoni con le firme, per esempio, degli abitanti di una città, di un paese, oppure i soci di un'associazione o i soci o gli appartenenti a una congregazione religiosa sono chiamati ad esprimersi. Diciamo l'istanza superiore, che può essere il vescovo per una città, per un paese, o il superiore generale per un istituto, approva questa elezione. Gli atti vengono trasmessi appunto alla congregazione per il culto divino, la quale verifica se secondo le normative de patronis constituendis è stato tutto adempiuto e dà un decreto di approvazione. Generalmente procede. Questa è, appunto, si chiama l'elezione del patrono, l'approvazione da parte dell'autorità in prima istanza e infine la conferma della sede apostolica. E questo è l'iter, Gabriella. Sì, torniamo da Camilleri a Milano, perché visto che la proposta per il santo protettore, ce l'ha spiegato bene padre Corrado, parte dal basso, questo che vuol dire? Che tutti i paesi e tutte le città hanno un patrono? Praticamente sì, il quale tra l'altro può essere anche, cioè il più delle volte è del luogo, come Agata di Catania, a volte può essere un santo che lì è passato ed ha operato, per esempio è incredibile il numero di paesini siciliani che hanno come patrono Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio di Padova, uno può dire, ma se era di Padova cosa c'è andato a fare in Sicilia? Invece no, c'è passato proprio dalla Sicilia di ritorno dall'Africa, si è fermato e quindi è rimasto, diciamo, nel cuore della gente. Ecco, questo ora, per le città e per i paesi, no? Camilleri, io però guardo anche alle categorie professionali. Ad esempio i giornalisti, se non sbaglio, il santo protettore è San Francesco di Sales, no? Allora io le chiedo se, se anche le categorie professionali hanno tutte un santo protettore. Ma quelle classiche sì, man mano quelle nuove emergenti di volta in volta... se non adeguare, cioè i credenti che fanno parte di quella categoria richiedono il patrocinio e scelgono il santo. Faccio un esempio proprio recentissimo: internet, è stato proposto come patrono di internet Sant'Isidoro di Siviglia, perché aveva scritto un'opera colossale, l'etimologia, sorta di enciclopedia dell'epoca, e per ogni voce ci aveva messo un link. Oggi lo chiamiamo link, ma insomma un rimando, per cui ecco è il santo più adatto per la protezione di internet. Santa Chiara d'Assisi è la santa che protegge la televisione, perché quando era malata e quindi impossibilitata ad alzarsi dal letto, riusciva a vedere lo stesso la messa che si svolgeva in un'altra ala del suo monastero. Insomma, chiarissimo, qui si attinge proprio alla vita personale dei santi. Faccio presente, ricordo al nostro pubblico, che qualche giorno fa abbiamo avuto qui ospite fra Emiliano, che auspicava che la nostra categoria Massimiliano dei giornalisti fosse messa sotto la protezione della Vergine del Silenzio, perché forse dobbiamo imparare ad ascoltare. Ma abbiamo San Francesco di Sales. Allora, Rita, la santa di cui tu porti il nome, come ci hai ricordato, che è la santa dei casi disperati. Ora, tua mamma non te l'ha dato a caso questo nome, e perché ha a che fare con la tua nascita? Perché ha ritenuto che, insomma, il tuo caso, se non disperato, comunque dovesse essere messo sotto la protezione della santa? Prima che mia mamma, diciamo, rimanesse incinta di me e di mio fratello Domenico Savio, quindi votata a San Domenico Savio, ha avuto purtroppo 4 aborti spontanei, di cui il primo aborto a 7 mesi. Stava, insomma, per partorire e per una manovra sbagliata del medico la bimba è stata soffocata, quindi è morta a 7 mesi. Poi è rimasta incinta altre 3 volte, però non si capiva perché questi bambini al 3º, 4º mese di gravidanza andavano via. Quindi, facendo un po' di controlli, un po' di esami, è riuscita, diciamo, a rimanere incinta di mio fratello, a portare a termine la gravidanza.
Mio padre, avendo visto, diciamo, quando aveva sofferto mia mamma con tutti questi aborti, entrare e uscire dall'ospedale, ha detto va bene, il Signore ci ha fatto la grazia di avere questo figlio, basta, fermiamoci. E invece lei no. E mia mamma no, perché lasciarlo figlio unico non le piaceva. A me piacerebbe appunto dargli una compagnia, un fratellino, una sorellina. Insistendo, dopo 5 anni mia mamma rimane incinta di me. Però per 9 mesi non vedeva né il sesso del feto, perché io ero messa in una posizione girata che non si vedeva se fossi un maschietto o una femminuccia. E niente, praticamente già i primi mesi di gravidanza mia mamma ebbe le prime minacce di aborto. Quindi il ginecologo le disse: signora, guardi, è a rischio. Se lei ci tiene ad avere questo figlio, lei per 9 mesi non deve alzarsi assolutamente dal letto, non può fare pulizia, non può uscire, non può andare da nessuna parte, deve stare immobile. E così è stato, lei è stata 9 mesi sì. a letto. I primi mesi di gravidanza hanno apportato a mia mamma un cerchiaggio uterino che stringeva appunto l'utero in modo tale che anche io, come gli altri fratellini, non me ne andassi pure io. Solo che arrivata agli ultimi giorni di gravidanza, quando era giunto appunto il momento del parto, questo cerchiaggio uterino con il crescere del bimbo iniziava a dare fastidio. Quindi hanno dovuto togliere questo cerchiaggio e hanno subito ricoverato d'urgenza mia mamma in ospedale, perché le minacce d'aborto cominciarono di nuovo a ripresentarsi. E lì lei ha cominciato a pregare con più insistenza. E lì lei ha cominciato a pregare con insistenza Santa Rita, perché lei, non sapendo appunto se fossi un maschietto o una femminuccia, disse tra sé e sé: se sarà una femminuccia io la chiamerò Daniela. Uh-huh. Però di come si misero insomma le cose, mia mamma disse: guarda Santa Rita, se tu mi salvi questa bimba, io non la chiamerò più Daniela, la chiamerò Rita e la voterò a te. La risposta ce l'abbiamo di fronte, lei si chiama Rita. Sì. Rita, ma lei è diventata devota a Santa Rita perché sua mamma le ha raccontato questa storia e quindi in qualche modo se la porta dietro, o è una scoperta che è arrivata dopo? Ma diciamo che da piccolino ovviamente io non riuscivo a capire la devozione, quindi l'ho iniziata a capire col passare del tempo e degli anni, poi curando la mia fede, facendo un cammino di fede, quindi andando poi io stessa anche a Santa Rita da Cascia, mi sono anche io ovviamente innamorata della mia santa protettrice, quindi cioè, se sono qui devo dire grazie a Santa Rita da Cascia. Anche se suo fratello è qui devi dire grazie anche a Santa Rita. Mio fratello è qui, che è ovviamente. Successo? Era il 10 settembre del 2008, mio fratello ha un'impresa di acqua potabile, quindi si stava recando da un cliente col suo camion per andare a lasciare, diciamo, quest'acqua nelle cisterne. Quel giorno pioveva e praticamente la zona dove lui doveva andare da questo cliente si chiama, non a caso, Paradiso. Ecco. Gli è venuto un cosiddetto colpo di sonno dovuto agli orari estremi del lavoro e si capovolge con il camion andando a sbattere contro un palo della luce. La cisterna era piena d'acqua, il camion si capovolge, l'acqua va a finire in questi fili scoperti del palo. Il camion si accartoccia. Se lui fosse sceso dalla parte sbagliata della cabina, lui sarebbe morto perché avrebbe folgorato. Messo i piedi. Certo, invece lui è sceso dalla parte della cabina dove era incollata una statua di Santa Rita sul cruscotto del camion. Si è salvato. Ecco, ma anche suo marito? Sì, mio padre. A questo punto tutti. No? Mio padre. Suo marito no, non lo ha. No, mio marito è devoto perché comunque sono devota anch'io, ma anche lui ha un amore per Santa Rita. Tutta la famiglia. Sì, ha salvato anche mio padre quando io ero piccolina, avevo 7 anni di età. E, mio padre per 1 mese e mezzo è stato all'ospedale Niguarda di Milano, perché prima di arrivare in questo ospedale, essere ricoverato lì, ha iniziato a diventare cieco, non vedeva più. Quindi ha fatto una serie di controlli, diciamo, nei vari medici in Sicilia e praticamente gli dicevano: signor Sberna, lei è fissato, lei qua ci vede, perché dice che è cieco? Effettivamente mio padre era cieco, perché poi hanno scoperto che la ghiandola ipofisaria si era ingigantita ed era diventata come un arancio. Che sta nel Quindi cervello. Andava a comprimere i nervi ottici. Quindi è stata necessaria un'operazione? No, voglio arrivare proprio lì. Praticamente all'ospedale Niguarda di Milano gli hanno detto: signor Sberna, lei se vuole vedere dobbiamo operarla d'urgenza. Mia mamma si è messa a pregare la novena a Santa Rita. È arrivata la settimana in cui dovevano operare mio padre, il medico si rivolge a mio padre e le dice: signor Sberna,
Non c'è bisogno che la operiamo più perché abbiamo scoperto una cura che fa per lei. E mio padre non si è più operato. Allora, torniamo a Sant'Agata, Aurite. Innanzitutto, quando si festeggia? Lei non ce l'ha detto. Catania. A Catania, questo l'avevamo capito. Catania, capito, il 3 è la grande processione cittadina. 4 e 5 febbraio. Proprio della Dies Natali, si dice così, è il 5 di febbraio. Tutta la città partecipa. E lei fin da bambina? Io da piccolissima. Da piccolissima nasco in una famiglia chiaramente molto religiosa. Mia madre è devota della Madonna, mio padre è devotissimo di Sant'Agata. Che ricordi aveva di questa processione? I ricordi... Io comincio immediatamente a seguire la festa intorno ai 4-5 anni e ancora non erano tanto ammesse le donne, anzi non erano per niente ammesse, quindi un po' mi camuffavano così, perché questa lunga processione devozionale è soltanto fatta di uomini. Oggi ci sono tantissime donne. Una rivalsa in qualche modo se l'è presa, perché man mano che crescendo, insomma, cresceva anche la devozione. Lei negli anni 80 ha dato vita a un circolo esclusivamente femminile di donne devote a Sant'Agata. Sì. Sì. Perché solo donne? Intanto non c'erano dei circoli agatini. Quel circolo cittadino Sant'Agata è quello fondato dal cardinale Dusmet nel 1860, quindi da un beato catanese, e non aveva il braccio femminile. Il braccio femminile è stato aggiunto da Monsignor Rapicavoli, che ebbe l'occhio lungo di vedere queste donne già devote che partecipavano in maniera forte a questa festa. E quindi siamo nate proprio nel periodo del 32 anni fa. E quante siete? Circa 200, però come iscritte, anche bambini, bambine appena nate ci sono. Sì, e fate opere di bene, no? E noi facciamo più cose, a parte la catechesi settimanale, noi ci occupiamo appunto della carità, ma nell'ambito degli ospedali, pronto soccorso pediatrico, all'interno appunto delle pediatrie, dell'oncoematologico, e anche cerchiamo di dare una mano anche adesso alla Caritas catanese, che ne ha tanto di bisogno. In questi tempi. Senta, lei grazie alla devozione ha incontrato anche suo marito? Io grazie alla devozione ho conosciuto mio marito. Siamo cresciuti anche noi insieme, pur avendo altri interessi di tipo lavorativo, siamo cresciuti insieme all'interno della diocesi di Catania, proprio... durante tutte le catechesi che si facevano anche per Sant'Agata, e ci siamo conosciute, ecco, la vedete, stiamo lì aspettando che proprio davanti alla nostra sede passi il busto reliquiario di Sant'Agata. Senta, ma c'è un momento della vita in cui lei questa vicinanza della santa l'ha sentita più forte? Sì. Ci sono tanti momenti, uno di quelli più forti sicuramente è stato intorno agli anni 96, dove io per caso, io sono un medico, ripeto un'ecografia a mia madre, che aveva già fatto un mese prima una mammo. Ma prima di questo episodio io faccio un sogno, mi emoziono un po' a dirlo, anche perché non sono abituata a dirlo, dove... vedo Sant'Agata che si presenta, perché si presenta e fa: sono Agata, non ti preoccupare, tutto bene. Io non ho capito quello che voleva dire, perché io questi accertamenti li ho fatti quattro giorni dopo, solo per caso, perché mia madre accompagnava una sua amica presso lo studio ecografico. E quando ho intravisto questa cosa dico: non è possibile, perché ha fatto un mese fa la mammografia. E quindi ho cominciato nuovamente a pressare la radiologa affinché ripetessimo nuovamente l'esame, ed è uscito fuori che era un carcinoma infiltrante duttale, addirittura con metastasi. Abbiamo subito operato dopo una settimana, e là mi sono ricordata del sogno, perché l'avevo completamente dimenticato, e ho detto a mia madre: stai tranquilla, andrà tutto bene, e così è stato. Bene, ma come questi ci sono tantissimi episodi, ma non solo miei. Allora, padre Corrado, abbiamo parlato di Santa Rita, abbiamo parlato di Sant'Agata, ma ci sono altri santi patroni molto festeggiati e molto invocati. Uno abbiamo già citato, no? San Gennaro, ma
È il numero uno? Mi avvicino, aspetta. Beh, diciamo che è tra i numero uno, senz'altro. Tra i numero San Gennaro, uno. Sì. Vogliamo parlare, non so, Roma, Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, insieme a San Lorenzo. Ma in quanto a devozione, come dire, no? Certo. No. Diciamo vuole una classifica, una come classifica, forse tenendo tutto presente, compreso il concorso di folla, i canti, forse anche mi sembra di aver capito eventuali imprecazioni se il santo non obbedisce. Ci sono, no, anche... io solitamente no. Mi sembrava. Padre Corrado, no, ti sta dicendo che almeno in questo ambito San Gennaro lo scudetto... No, ma che c'è col calcio, dai, non mescoliamo cose. Certamente mi pare che San Gennaro è un grande fenomeno popolare. Quindi, e poi sì, questo prodigio della liquefazione del sangue che non si può spiegare in un modo scientifico. E siccome non si può, diciamo che... aiutano a tutto a quello che questa... sa di prodigioso, di miracoloso, ha a che fare con l'interesse. Adesso sentivo parlare di questi prodigi, però dovremmo anche porci il problema. E quando il santo patrono non esaudisce la nostra richiesta, come la mettiamo? Come la mettiamo, ecco. Padre Corrado? Questo è importantissimo, forse è il cuore come di quello mettiamo? Che... No, infatti, come la mettiamo? Nel senso che la fede è fidarsi quando non sono evidenti le ragioni per cui fidarsi. È lì che comincia la fede. Perché è facile fidarsi se è tutto chiaro, se è tutto ragionevole. Ma la fede, quella che davvero può chiamarsi tale, comincia quando non ci sono motivi per fidarsi di qualcuno che sta dalla mia parte, che può stare dalla mia parte. Noi le siamo grati per avercelo ricordato questo. Ma la tradizione, no, del sangue di San Gennaro, come nasce esattamente? Ma da quello che ricordo io, ovviamente San Gennaro è un martire e dove è stato martirizzato è stato raccolto del sangue in ampolle. Sono delle ampolle, due ampolle che custodiscono del sangue, ovviamente chiuse con della cera lacca, immagino, io le ho viste una volta qualche anno fa, sono due ampolle di grandezza diversa e contengono questo sangue, il quale resta raggrumato e quando ci sono queste ostensioni solenni due volte all'anno maggio, proprio pochi giorni, esatto, fa e poi il 19 settembre quando è la sua festa, quindi il cardinale, ma le chiavi sono custodite Camilleri, da... insomma una tradizione antica e radicata. Quella di San Gennaro si identifica e quando non si scioglie il sangue, Camilleri. Quando non si scioglie il sangue, no? È un cattivo auspicio. Sì. È un cattivo auspicio, quindi i napoletani la prendono male, in effetti. Collegano. Infatti, quando è andato Papa Francesco, si è sciolto a metà il sangue, sì. A metà, e quindi sono rimasti, diciamo, un attimino dubbiosi, perché c'è una mezza approvazione, ma non totale. Però insomma ci sono anche, come dire, degli episodi che legano appunto il mancato scioglimento poi a delle situazioni che si sono verificate in città e non solo in città. Allora, San Gennaro è il protettore dei donatori di sangue e degli orafi, ma dall'anno scorso anche di chi è stato colpito da infarto, trombosi ed embolia. Il cardinale di Napoli, l'arcivescovo Sepe, lo ha dichiarato patrono della Federazione Italiana Pazienti Anticoagulati e loro sabato scorso erano in processione per assistere, appunto, come ricordava padre Corrado, al miracolo della liquefazione che avviene appunto nel mese di maggio, il primo sabato di maggio. E sabato scorso noi eravamo proprio nella Basilica Partenopea con questo servizio che vi facciamo vedere. Poi torniamo in studio. San Gennaro, protettore, preghiera, nostro Signore. San Gennaro, mia potente, prega a Dio per tanta gente. Napoli è sotto la sua protezione. Quindi noi quando non fa il miracolo siamo un po' preoccupati. Oltre che essere il santo protettore di Napoli, è una icona, è culturalmente una icona di una napoletanità che si esprime anche attraverso una fede.
San Gennaro è diventato anche protettore di persone con problemi di coagulo del sangue. Sì, perché tutto ciò che si riferisce al sangue, che sappiamo è il senso della vita, il senso della ripresa, il senso del dinamismo anche, trova in Gennaro il protettore, e quindi c'è questo riconoscimento anche della parte della Chiesa, da parte di questa associazione, di riconoscere San Gennaro anche loro il loro protettore. Noi siamo pazienti anticoagulati, abbiamo bisogno di mantenere la follia del sangue un certo range tra 2 e 3, perché se siamo più coagulati abbiamo una possibilità di avere una trombosi. Io sono la moglie di un paziente, so che cosa significa vivere con una persona a cui è significativo e importante avere il sangue scoagulato, perché deve fare certe terapie, deve mangiare certi alimenti, si vive sempre con l'ansia che il sangue possa scoagularsi troppo o coagularsi troppo, e quindi noi ci mettiamo nelle mani del santo per avere una vita più semplice. Nonostante la processione che abbiamo fatto poco fa, che è celebrazione della messa, il sangue rimane ancora solido. Il cardinale Seppe l'ha dichiarato santo protettore degli anticoagulati, e per noi è una cosa grandissima, per la nostra associazione e per i nostri pazienti, ovviamente, che si sentono in qualche maniera più, diciamo così, tra virgolette, più tutelati anche. San Gennaro ci deve aiutare sempre, per noi è il nostro patrono, il fatto stesso che siamo qui stasera è proprio questo connubio, ecco, ci fa sentire anche più tranquilli rispetto a questa nostra patologia. Vi posso annunziare che stavolta San Gennaro si è voluto un poco fabbricare un pochino, però il sangue incomincia a sciogliersi. Padre Corrado, ma è vero che i santi protettori di categorie, che siano categorie professionali, insomma, cambiano di nazione in nazione? Cioè, abbiamo detto il protettore dei donatori di sangue degli infartuati, però in Italia può non corrispondere a quello che viene scelto altrove. Sì, certo. Questo mi sembra che la storia ci dice questo, no? Pensiamo 2000 anni di storia, e quindi il patrono che poteva creare nel Medioevo, cioè poteva scegliere come santo patrono, non so, la corporazione dei fabbri o quella dei panettieri o un altro, oppure gli architetti, i fabbricieri. Allora, a seconda delle città e della loro esperienza del santo potevano scegliere. Quindi in Italia succedevano alcune scelte, in Francia o in Germania, in Polonia, voglio dire. Ecco questa varietà e diversità. Il nostro Simone sta lavorando tanto, perché come potrai immaginare i telespettatori oggi fioccano. Tantissime testimonianze, anzi ringraziamoli, perché veramente siete in tantissimi. Cominciamo con Anna da Napoli. I santi protettori ci accompagnano nella nostra vita. Oltre a San Gennaro, sono devota a San Ciro. Ci scrive poi una signora dalla provincia di Frosinone. Oggi nel mio paese si festeggia San Cataldo e per l'occasione abbiamo organizzato una grande festa. Le strade si riempiono e le persone possono stare insieme. Luana, uno dei miei santi protettori è San Giuseppe Moscati, medico napoletano al quale mi sono affidata quando ho avuto la mia bambina Sofia. Simona da Catania, qualche tempo fa mio figlio ha avuto un'operazione durante la quale è andato in arresto cardiaco. A quel punto mi sono rivolta a San Giovanni Paolo II e dopo 45 minuti di agonia mio figlio si è risvegliato. Bene Simone, bene. Grazie ai nostri telespettatori che ci stanno scrivendo. Allora, hai visto abbiamo... che su San Cataldo Rita ha annuito, sì. Lo sapeva, sì. Ma Santa Rita invece sì. Quando? Santa Rita è il 22 maggio, invece oggi è San Cataldo proprio nel mio paese Sicolo, in provincia di Caltanissetta. E peraltro su Santa Rita ha scritto un libro, sulle testimonianze. Sulle testimonianze, sì. Edito dai Cristiani Today, sì. Il coraggio di aver fede. Io però ho una curiosità. Sentiamo. Gabriella, e mi rivolgo a Camilleri, perché abbiamo come dire, parlato dei santi conosciuti, no? Di quelli più conosciuti, ma ce ne sono altri un po' meno conosciuti, ma che hanno comunque un ruolo importante. Ce ne sono tantissimi, pochissimo conosciuti. Anzi, diversi anni fa feci un libro intitolato proprio I Santi Dimenticati, e tra l'altro nella mia rubrica quotidiana del santo del giorno sul giornale, io vado
mi diverto proprio ad andare alla ricerca di proprio queste figure di secondo piano, anche di terzo piano, che però a mio avviso meriterebbero di essere conosciute. E tra l'altro tenete anche presente che si tratta di un lavoro continuamente in fieri, perché grazie al cielo i santi non mancano mai. Ancora adesso la Chiesa non fa altro che beatificarne e canonizzarne. Adesso il 13 Papa Francesco, come sapete, andrà a Fatima, dove canonizzerà i due pastorelli di Fatima, i quali sono morti, uno aveva 9 anni e l'altra 10 o 11, e tra l'altro sono morti proprio per l'influenza spagnola. Potrebbero essere in effetti indicati come protettori contro questo tipo di malattie. E noi, Camilla, infatti domani parleremo, precederemo questo viaggio, questa visita a Fatima di Papa Francesco. Padre Corrado, io posso strapparle, non so se sono indiscrezione, no, posso chiederle qual è il suo santo patrono, chi è? Il mio santo patrono è una santa. Dovendo scegliere, scelgo la Vergine Maria. Sono nato in una parrocchia dove la chiesa è dedicata. Avremmo dovuto immaginarlo. All'Assunta, esatto, all'Assunta. E quindi i ricordi della mia infanzia sono legati alla festa patronale dell'Assunta. Poi sono un monfortano e quindi, dovendo scegliere, scelgo la Madre del Signore. Maria. Allora, Padre Corrado resta con noi. Intanto grazie. Ringrazio Rita Sberna, Mariella Aurite, ringrazio da Milano Rino Camilleri. Grazie davvero. A tutti. Allora, continuiamo, Sì, dopo la pubblicità continueremo a parlare di santi protettori. State lì, perché può darsi che si parli proprio del vostro. Tra pochissimo qui. Ci vediamo qui. Siamo noi. Che sta, come dire, appassionando i nostri telespettatori, ci scrivono, tra poco torneremo da sì. Simone preparati, perché ti vedo un po' distratto. No, sta scrivendo, ascolta, sta lavorando. Parla. No, lavoro, sono qui, devo raccogliere, bisogna raccogliere. È preso, è trascinato. Finalmente. Allora, perché qui stiamo parlando di santi protettori ed è rimasto con noi il padre Corrado Maggioni, che ringrazio, ve lo ricordo, è sacerdote della Compagnia di Maria, sottosegretario alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Grazie per essere ancora qui con noi. E ci hanno raggiunto, e le ringrazio in maniera altrettanto vigorosa e calorosa, Anastasia Zanoncelli, che è autrice del Piccolo Atlante dei Santi di Campagna, protettori e patroni. Grazie. Sono intrigato da questa cosa qui. Questo è il libro, eccolo qui. Magari forse l'abbiamo anche in grafica, non lo so. Se l'abbiamo in grafica lo mandiamo nei nostri video wall. Grazie Zanoncelli. E grazie ad Alessandra Ciaro, devota a San Michele Arcangelo e a Sant'Alfonso. Sì. Benvenute. A proposito di San Michele, facciamo gli auguri al primogenito. Gli auguri a Michele. Facciamo grazie. Gli auguri a Michele. Auguri Michele. Facciamo gli auguri a Michele. Un applauso a Michele. Auguri. Che grazie, è proprio un santo, anche lui è un santo. E capite il perché. Grazie. Ci fermiamo. Sì, è il compleanno. Oggi è il compleanno. Perché confondi le acque, sembrava onomastico, San Michele, Arcangelo. Oggi è il compleanno. Quanti anni compie? Vuoi proprio che lo dica? 16 anni, un compleanno 16 importante. 16 anni, nel pieno dell'adolescenza. Importante. Auguri Michele. Come allora, farei ricordare i miei 16 anni? Torniamo che mi a noi. Nostalgia. Torniamo a noi. Corrado, allora. Abbiamo capito che abbiamo messo tanti punti fermi, che i santi possono essere dichiarati patroni, eccolo San Michele Arcangelo, i santi possono essere dichiarati patroni di una categoria, anzi di più categorie, per volere del popolo. Abbiamo visto con lei, ci ha spiegato molto bene l'iter che arriva insomma fino alla conferma. Ma è vero, padre Corrado, che si può scegliere un santo protettore quando ci si accosta al battesimo? Sì, certo. Cioè adesso il nome di battesimo, in genere si suggerisce, la tradizione cristiana è questa, sì, di scegliere il nome di un santo. Allora, perché scegliere il nome di un santo? Perché ci sono tanti perché. Ma certamente per mettere questa vita che nasce, questa vita che incomincia, sotto la protezione, il patrocinio, la custodia di un santo. In genere i nomi non sono mai scelti a caso, anche se poi ci sono, uno se li trova perché la nonna o il nonno
Però in genere, ecco, il consiglio ancora oggi della Chiesa è quello di scegliere per il battesimo un santo significativo che possa illuminare la vita di questa persona. Senta, padre Corrado, quindi oltre i santi verso i quali ci conduce la vita, noi abbiamo, come dire, permettetemi, scusatemi quasi per gioco l'espressione, per default abbiamo così in automatico come protettore il santo di cui portiamo il nome? Penso di sì, perché no? Certo, tutto dipende dalla nostra consapevolezza, perché io mi chiamo Corrado, ma sono consapevole quanti santi Corrado ci sono. Per esempio, per quanto mi riguarda, io festeggio San Corrado da Parzan, però ho visto c'è San Corrado Confalonieri. Allora ho fatto questa ricerca e alla fine ho optato per uno, in questo senso, no? Dipende dalla nostra consapevolezza di chi è il santo di cui portiamo il nome, che cosa ha fatto di così particolare, quali virtù ha coltivato, in che senso può illuminare la mia vita o ispirarmi. Allora, la nostra Alessandra Ciaro è devota a San Michele Arcangelo, lei vive a Teramo ed è un praticante avvocato. Allora, la prima domanda è come ti sei avvicinata a San Michele Arcangelo e tu peraltro fino a poco tempo fa non avevi grande fede. No, non l'avevo proprio, non avevo non avevo il sacramento della cresima. Ah. Quindi a un passo dalla laurea, l'ultimo esame e la discussione della tesi, e ho fatto un'esperienza nel campo minorile, penale minorile, e tendo a sottolineare penale proprio perché mi sono ritrovata a che fare con dei bambini che avevano commesso dei reati, quindi approcciare a quelle realtà, coinvolgente. Sì, quello è stato il mio, ci voleva veramente un grande atto di fede per poter approcciare ad una realtà così delicata. Sostanzialmente io, abbracciando questa tematica, vedevo che nella mia vita andava tutto bene, non mi mancava nulla, mi stavo laureando in una delle facoltà più prestigiose d'Italia, la Sapienza, fidanzato di 12 anni, quindi mancava nulla. Tutto improvvisamente, sì, praticamente dovevo solo scrivere la tesi e poi da lì il futuro. Inizia l'ansia. L'ansia di non riuscire, l'ansia del futuro, cosa farò, cosa non farò, e conosco una persona che poi è diventata importante, è ancora tuttora importante, seppur in modo diverso, però lo è ancora, e devoto di San Michele Arcangelo. E io atea, lui devoto di San Michele Arcangelo, iniziamo a comunicare. Piano piano inizio a conoscere questa figura. Tu non sapevi nulla, prima? Nulla, niente. E un particolare, da lì inizia la svolta, una sera viene a casa mia, entra, noi suonavamo perché io mi ero riavvicinata anche al mondo della musica che avevo abbandonato da tempo, perché da piccola cantavo in chiesa, quindi tutto comunione, cresima, no, cambio di vita, atea. Questo ragazzo prima di entrare dentro casa apre la porta e mi fa: ma tu ce l'hai San Michele? Io avevo San Michele Arcangelo in salone, sopra il tavolo di legno all'entrata. E non lo sapevo. Cioè, io lo spolveravo, questo è in studio, poi qui vabbè, è un particolare che devo raccontare. Io spolveravo la statua di San Michele Arcangelo non sapendo fosse San Michele Arcangelo. Non ecco, ma c'è un episodio però, no? Non ti sei c'è un episodio? No. E da lì è iniziato. L'amico? Sì. Un giorno ti porta in chiesa? Sì. E in quella chiesa che cosa succede? Dopo allora, questo? Io quel pomeriggio ebbi un attacco di panico perché avevo l'apparecchio. In quel periodo ebbi un problema ai denti, quindi un problema fisico. E sinceramente a 27 anni affrontare un'operazione ai denti è diverso rispetto magari a quando si è più piccoli. Ebbi una crisi di panico perché volevo togliere questo apparecchio dalla bocca. Cioè lo vedevo come un corpo estraneo che mi soffocava, mi legava. In realtà non era l'apparecchio, ma era quello che mi mancava, era la situazione in cui vivevo. Questo ragazzo mi prende, mi porta in questa chiesa e io mi ritrovo dinanzi alla statua di San Michele Arcangelo, altissima, bianca. Dov'è? Io lo guardo, Monte Rotondo Scalo. La chiesa mi sembra fosse la chiesa di San Gabriele, adesso non ricordo quel particolare. Ricordo che mi ritrovai di fronte a questa statua bianca, bellissima, di San Michele e io iniziai a tremare. E più guardavo la statua e più dicevo: quanto sei matta?
Cioè non esiste niente, la fede non esiste, è per i deboli. Dico, ma che stai facendo? Mi si avvicina il frate, mi mette una mano sulla spalla. E ti aveva visto? Sì, e mi dice, guarda che quello che tu stai provando è il dono più grande della tua vita. E in effetti così è stato, così perché è stato. Da lì San Michele entra, definitivamente diventa parte del tuo cammino. Sì, sì. E la tua vita è cambiata, è cambiato anche il tuo modo di fare delle scelte, il tuo modo di viverle oggi, anche le scelte professionali. Sì, 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 totalmente. Proprio da... io nata e cresciuta a Roma, quindi mi laureo a Roma, vivo a Roma, mia madre è teramana, devo fare la pratica forense. Roma mi creava panico, ansia, volevo fuggire. E allora faccio queste esperienze e dico, San Michele, faccio questa novena, che poi recito dal 15 al 23 di ogni mese, la novena proprio di San Michele Arcangelo, e dico, San Michele, guidami tu. Guidami tu. Vado a Teramo, entro nello studio legale di questo avvocato, appena si apre la porta, era il 13 marzo 2013, una data, marzo 2013, che qualcosa ci dice, qualcuno a Soglio Pontificio. Mentre io stavo facendo il colloquio con questo avvocato, stavano eleggendo il Papa, e questo avvocato aveva il busto di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo. Tutto torna. E lì ho conosciuto il mio fidanzato, che attualmente è nel pubblico. Sì, è lui. Ci fermiamo solo un momento, perché poi la storia continua, Massimiliano. Io sono affascinato da questa storia. Sì, lo vedo. Sono affascinato, ma mi sto per affascinare anche la storia che ci porta Anastasia Zanoncelli. Lei è mamma di un bimbo di 10 anni ed è insegnante alla scuola primaria. Ha scritto, come vi dicevo in apertura, un libro dal titolo Piccolo Atlante dei Santi di Campagna. Allora le chiedo subito se San Michele è un santo di campagna. San Michele può essere considerato un santo di campagna nel momento in cui viene ricordato dalla tradizione popolare per determinate date che potevano essere inserite nella vita del contadino del tempo, e quindi molto spesso i proverbi, così come il ricordare le date attraverso la santificazione dei santi, si legava alla vita del contado. Noto ad esempio è il San Martino di Tours, che era un guerriero, un cavaliere, che non ha niente quindi a che fare con il mondo agricolo, non era sicuramente un agricoltore, anche se proteggeva i servi della gleba. E la festività di San Martino, che è la chiusura all'11 di novembre dei contratti agricoli, dei fittavoli, è una data importante nella campagna, perché si chiudevano anche dei lavori agricoli per la stagione. Quindi questi santi di campagna non necessariamente facevano gli agricoltori. Sant'Isidoro di Siviglia era anche un agricoltore. Erano comunque legati a queste ricorrenze che segnavano il calendario popolare, e la devozione popolare del contado chiamava questi santi in aiuto anche a seconda delle attività che erano correlate alle stagioni. Ecco, e tra i santi, che sono tanti i santi di campagna che lei descrive nel libro, c'è anche San Nicola di Bari. Chi era e di chi è il protettore? Ce lo ricordi un po'? Sì, San Nicola di Bari è un santo che viene ricordato per degli atti miracolistici che aveva operato, e in particolare sembra che avesse salvato delle vedove, delle ragazze che erano senza la dote, e quindi il padre, disperato, le stava per avviare ad una cattiva professione, mentre San Nicola passa e riesce a dare della dote, perché al tempo per sposarsi era necessaria questa dote. Quindi santo protettore di? San Nicola di Bari poi è un santo che diventa molto, molto famoso, anche se noi non lo conosciamo come San Nicola di Bambini, Bari. Bambini, marinai, sì, insomma, sì, la categoria sì, è ampia. No, io le interrompo per questo. Bari è come San Gennaro per Napoli. Vorrei vedere, chi ha assistito alle celebrazioni, insomma, sicuramente il nostro pubblico lo sa.
Noi infatti abbiamo voluto farlo a nostra volta e lunedì siamo venuti proprio lì ad assistere, a vedere come si festeggia il patrono dei marinai, dei bambini, ed è veramente suggestiva la rievocazione dell'impresa epica dei marinai, artefici della traslazione delle reliquie del santo da Mira, quindi in Turchia, sì, a Bari. Tra l'altro io a Mira ci sono proprio stata, lei c'è stata, a vedere la... i resti, diciamo, di quella chiesa paleocristiana, e c'è proprio la tomba di San Nicola di Bari, anche se chiaramente le reliquie sono state poi portate altrove da questi marinai, perché poi questi santi avevano delle vite anche avventurose una volta terminata la loro vita terrena, per cui c'era questa lotta di traslazione di queste reliquie da una parte all'altra. San Marco, questo filo che porta il santo dalla Turchia all'Italia l'abbiamo rintracciato, condensato appunto in queste celebrazioni cui ha assistito il nostro Gabriele Camelo. Nel maggio del 1087 quello che allora era un piccolo borgo di marinai decise di dotare la città di un santo. Ma San Nicola è patrono e santo protettore dei bambini? Anche, sì. C'è qualcosa di particolare che chiederai, secondo te, il Turchino? Di saper essere sempre libero, e quindi che il santo lo aiuti ad avere la forza e il coraggio di essere libero. E quindi una spedizione di tre imbarcazioni a remi a vela, arrivando nella città di Mira, dove con l'inganno sottrassero le ossa del santo e le portarono qui. C'è proprio un momento della festa che a te piace particolarmente? Ma è il momento in cui si esce in mare e si va a salutare il santo. Quello che stiamo facendo adesso è una cosa bellissima. Il mare, il santo e i paesi, uniti da questo vento di speranza e di positività. In vita sembra abbia compiuto davvero tanti miracoli, e per questo è il santo dei navigatori, il santo delle donne, il santo dei bambini. Avete preso il santino? Lo volete? Per me il mare è tutto nella vita, e vedere la statua di San Nicola nel mare su un peschereccio che galleggia, secondo me è profonda come visione. Da circa un secolo la città rievoca quei momenti. Ma San Nicola a Bari è dappertutto. La sua storia influenza la psicologia della città. Questa è una città capace di accogliere. Nel 1991 a Bari è arrivata una barca, si chiamava Vlora, che conteneva nello stesso momento 20.000 albanesi che giunsero in città. E io credo che nel nome di San Nicola per noi tutto questo non è stato uno shock. Gli unici a scioccarsi sono stati gli italiani, i politici del tempo, perché tutti i baresi aprirono le proprie case, aprirono le porte, si prodigarono per portare vestiti, cibo agli albanesi che arrivarono così numerosi in città. Bella la gente che si riunisce e che stiamo bene in compagnia. Poi San Nicola è il protettore dei forestieri. San Nicola è amante del forestiere. Viva San Nicola! Viva San Nicola! San Nicola è il nostro! Sta incombendo il nostro Simone, però prima vorrei agganciarmi a San Nicola, patrono dei bambini. Questo è un aspetto... Sì, dico alcune battute da quello che so io. Sì. Cioè, mi pare che il nostro Babbo Natale, ormai circondato da un alone profano, possiamo dire anche pagano, penso, deriva proprio da San Nicola.
San Nicola, Nicolaus, Santa Claus e poi è arrivato il Babbo Natale. Allora un esempio, questo possiamo soltanto accennarlo, ne sì. parlavo prima, un esempio, no, di come un santo che viene forse per l'interesse che ha avuto nel dotare di doni le ragazze che dovevano sposarsi, quindi un santo che si è Unifico. Interessato di, poi i bambini, finché siamo arrivati oggi, dove il Babbo Natale, pensare che dietro alla figura del Babbo Natale ci sia San Nicola, però dovremmo anche recuperarlo, prendere coscienza questo. Almeno. Chissà i nostri telespettatori se ne hanno coscienza e consapevolezza, di sicuro Simone ci stanno affidando testimonianze, ricordi e domande. Sì, cominciamo anzi proprio dalla domanda, dalla nostra Arianna che ci scrive: sono devota a San Pio e oggi vorrei chiedervi un consiglio. Riesco a pregare tanto Gesù ma non i santi, pur ammirandoli tanto. Non è che chi prega tanto i santi si allontana da Gesù? Padre Corrado. Io e Gabriella proprio su questo, se non ci aiuta la lei, prendiamo Padre Corrado. La domanda e la porgiamo direttamente a lei. Ma diciamo che come prospettiva va bene pregare Gesù, no? Gesù è colui che ci introduce nel mondo di Dio, anzi prima è colui che ci apre il mondo di Dio e ci introduce. I santi, se diventano un ostacolo per incontrare Gesù, allora vuol dire che siamo fuori fase. Non è una relazione con il santo che ci aiuta. Ma se il santo ci aiuta a conoscere meglio Gesù, cioè il santo è uno che un santo, una santa, che hanno ospitato il mistero di Cristo, certo. possiamo dire, la logica del Vangelo, nella loro carne. Allora, se il santo o la santa, nel loro esempio di vita, nelle loro parole, nei loro scritti, nei loro esempi, ci aiutano a fare, a rivivere noi la nostra esperienza personale di Cristo, allora sì. Altrimenti, se sentiamo che ci allontanano, forse, ecco, potrebbe essere una visione un po' distorta dei santi, cioè meglio, una visione distorta certamente ci allontana. È stato chiarissimo, chissà qualche oggi altra impegnativa domanda, però, altre domande. Volevo condividere con voi, cominciando da Grazia. Sono devota a San Domenico. All'età di un anno sono stata colpita dalla poliomielite alla gamba destra. I miei erano disperati, soprattutto perché, avendo perso l'uso delle gambe, potevo solo gattonare. Fu così che mia madre si rivolse al santo e alla fine della preghiera mi trovò in piedi poggiata sulla sedia. Chiudiamo con Anna. Salve, vi scrivo dal Fedena, in provincia dell'Aquila. Qui il nostro santo protettore è Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. Si festeggia il 17 gennaio e tutto il paese vive con passione questa bellissima festa. Si accendono dei grandi fuochi lungo il percorso della processione e per tutta la notte si balla e si canta. E Anna ci ha anche inviato una foto che adesso vi faccio vedere. Tecnologici. Bellissimo, è arrivato. Vediamo la foto. Eccola. Meravigliosa, direi, no? Mi sa che i nostri telespettatori ci stanno fornendo più di un argomento per prossime puntate. Grazie davvero. Anastasia, ma c'è un santo protettore cui lei è devota in particolare? Io mi porto San Patrizio, uno perché in Irlanda... Ecco, dell'Irlanda. Sì, sì, protettore dell'Irlanda. Uno perché in Irlanda sono stata con la mia famiglia, e è stato un viaggio bello, con mio marito, il mio bambino Giovanni, e lo ricordo con molto piacere. E San Patrizio è un... A me è piaciuta molto la figura di questo grande comunicatore. Molto spesso questi santi vengono visti come delle figure del passato, come qualcosa che è un po' lontano dalla nostra realtà, dalla nostra religiosità, e ci si appoggia più a degli stili di comunicazione che, se vogliamo dire, più moderni, più affascinanti. Proviamo a pensare a questo ragazzo sedicenne che viene fatto prigioniero, viene portato in una terra straniera dove deve incontrare una nuova lingua, delle tradizioni tribali diverse, dove fa il servo, chiaramente cerca di fuggire per tre volte, alla terza volta riesce a tornare perché lui era invece dell'isola della Gran Bretagna, e comunque spinto dalla fede e dalla voglia di convertire, ritorna in quel paese straniero dove lui aveva patito la servitù e riesce a convertirlo. Allora mi sono chiesta: ma che grande comunicatore doveva essere questo uomo? Perché al tempo si parla di tradizioni radicate, pagane e tribali, che era sicuramente difficile debellare. È diventato così bravo
nel suo apostolato, che vediamo ancora oggi come questo santo non sia semplicemente un caso limitato alla terra d'Irlanda, ma sia festeggiato ovunque dagli così irlandesi. Così lo ha fatto conoscere ancora meglio anche a noi. Alessandra, allora, siamo partiti da San Michele, che di fatto ti ha convertito alla fede, questo è un po', sì. Sì. Il succo della radicalmente proprio. Però non ci siamo fermati a San Michele, c'è un altro santo importante. Sì, Sant'Alfonso Maria di Liguori, cioè io come sono, che è il patrono poi degli avvocati, è diventato avvocato all'età di 16 anni, addirittura hanno abbassato la soglia proprio per proclamarlo vescovo, gli hanno dato l'anello papale e quant'altro. Lei come l'ha conosciuto? Allora io finisco la pratica, mi laureo e finisco l'università, inizio la pratica e da lì inizio ad approcciare con il mondo, insomma, del diritto, ma tangibile, quindi passo da quello che era scritto nei libri a quello che poi effettivamente dovevo vedere con i miei occhi. E sempre questa persona che è stata per me importante nel cammino di San Michele mi vede in crisi, di nuovo in crisi, perché non ero convinta di voler continuare poi questo percorso, perché dico, quello che era scritto nei libri io non lo, sostanzialmente quindi faccio fatica a ritrovarlo nella realtà, e quindi mi regala questo libro. Ecco, nel libro ci sono delle regole, adesso la stiamo 12, le 12 regole, i 12 precetti, 12 regole che gli avvocati che ci stanno seguendo farebbero bene ad ascoltare. Citiamo con il libro, attenzione. Le glorie di Maria. Citiamo soprattutto le 12 regole, le facciamo sentire brevemente. Sì, io le leggo velocemente anche perché sono abbastanza... Allora, nell'iniziare la sua carriera di avvocato si impose 12 regole che meditava spesso. 1. Mai difendere una causa ingiusta, ci si perde coscienza e reputazione. 2. Per una causa, anche giusta, rifiutare qualsiasi manovra illegittima o immorale. 3. Non caricare il cliente di spese superflue, altrimenti l'avvocato sarà tenuto a restituirle. 4. Trattare gli interessi dei clienti con la stessa cura che si ha con le proprie cause. 5. Studiare i processi in modo tale da ricavarne argomentazioni convincenti. 6. Il cliente è danneggiato dai ritardi e dalle negligenze dell'avvocato, che quindi per dovere di giustizia è tenuto a risarcire. 7. L'avvocato deve sempre implorare l'aiuto di Dio, cioè del primo difensore della giustizia. 8. Commette grave errore chi si carica di cause più di quanto i suoi talenti, le forze e il tempo gli permettono. 9. Giustizia ed onestà sono le due compagne inseparabili dell'avvocato. 10. Un avvocato che perde una causa per la sua negligenza ha l'obbligo di riparare tutti i danni subiti dal suo cliente. 11. Nel difendere una causa, nulla dire che non sia vero, nulla tenere nascosto, rispettare l'avversario e contare sulla ragione. E la 12esima, che poi è quella che racchiude tutto, in fin dei conti le virtù che fanno l'avvocato sono la scienza, l'applicazione, la verità, la fedeltà e la giustizia. Sant'Alfonso di Liguori era veramente avanti. Insomma, non so quanti 1700. Avvocati poi seguono queste regole, diciamo così, un po' come i medici con Ippocrate. Vale, diciamo, la pena di scoprirle per questo. Però, come dire, in ogni categoria ci sono le pecore nere, no? La causa giusta e ingiusta. Non sta a noi. Non sta a noi dirlo. Allora, ci colleghiamo via Skype con Vicenza, dove c'è Maria Carla Piccolo, pronipote di Beata Eurosia Fabris Barban, che proprio domenica prossima diventerà patrona. Non svegliamo altro per ora, attenzione. Carla, innanzitutto, chi era la sua bisnonna chiamata, se non sbaglio, Nonna Rosa, no? Mamma Rosa, sì, buonasera. Buonasera, sì, era la mia bisnonna, è chiamata Mamma Rosa come soprannome. Ecco. E Mamma Rosa è nata nella seconda metà dell'Ottocento, è morta nel 1932. Era una donna molto semplice, ma molto forte nello stesso tempo. Era innamorata di Dio fin da bambina e aveva fatto la seconda elementare e quindi aveva letto, riletto il Vangelo, si alzava di notte fin da piccola per leggere il Vangelo e conosceva il catechismo a memoria. Ecco, lei ha sempre cercato di fare la volontà di Dio nella sua vita, fin da bambina. Quindi ogni sua scelta era sempre sottomessa a questa ricerca, a questo sentirsi anche coccolata, amata da Dio. E lei si è sposata giovane, a 19 anni, con un matrimonio non semplice, perché ha scelto di sposare un vedovo con due bambine orfane e ha trovato una famiglia già di 5 persone, non era un matrimonio così facile.
ma ha molto pregato, ha pregato e si è lasciata guidare anche qui dalla volontà di Dio. Senta, ecco, lei non l'ha mai conosciuta, però per lei è stata molto molto importante, perché quando aveva appena 3 anni una broncopolmonite aveva portato i medici a dire che purtroppo non c'era più nulla da fare. È vero. Sono scattate le preghiere alla sua bisnonna, e com'è andata? Praticamente i miei genitori hanno fatto pregare, mi hanno portato un pezzettino di vestito sotto il cuscino. Dopo 10 giorni che ero già in coma, il mattino dopo ho aperto gli occhi, ho detto mamma e sono guarita. Senta, Eurosia Fabris Verban, la prima beata italiana proclamata da Papa Benedetto XVI, sta per diventare patrona, lo abbiamo detto. Chi proteggerà? Il terzo ordine dei francescani del Veneto. Perché? Lei era una terziaria francescana, perché uno dei suoi figli sacerdoti era frate francescano. Lei era sempre stata devota di San Francesco e di Sant'Antonio, infatti lei ha avuto anche una grazia in Basilica Sant'Antonio con il figlio, che poi è diventato frate, perché a seguito di un incidente aveva perso l'udito e si è fatta accompagnare a Padova con una grandissima fiducia. Infatti, durante la consacrazione, il bambino ha sentito suonare i campanelli e ha detto «Mamma, mamma, ci sento». Ecco, quindi lei aveva una grande devozione, era proprio francescana già prima di essere terziaria. Ecco, il terzo ordine ha cercato di studiare delle figure, di vedere chi poteva essere un protettore, e ha individuato in questa laica, in questa mamma, una figura semplice, proponibile anche oggi ai nostri giorni, dove la santità è un qualcosa che possiamo vivere con semplicità e con tanta fede. Ma mamma Rosa è stata poi dichiarata anche patrona dei catechisti della diocesi di Vicenza, di giusto? Vicenza, sì, esatto, dal nostro vescovo. Ed è molto pregata dalle donne che non riescono ad avere bambini, conferma? Bambini, esatto, sì, è vero. E quindi un giorno potrebbe diventare protettrice anche di queste donne. Potrebbe diventarlo, lasciamo al Signore fare quello che... Ecco. Vedremo. Grazie davvero, grazie davvero. Padre, auguri per domenica. Auguri. Auguri per domenica. Noi lo riseguiremo in qualche modo anche domani, vedrete, è una sorpresa. Grazie. Grazie. Allora, padre Corrado, la richiesta per far diventare un beato, quindi non un santo, protettore è la stessa, cioè l'iter è lo stesso? Cioè è una richiesta che deve essere attivata per volontà popolare dai devoti? Sempre per volontà popolare o degli interessati. Diciamo, per il beato occorre sempre un indulto dalla sede apostolica, nel senso che il culto del beato è un culto, parliamo di culto liturgico, limitato nello spazio, mentre il santo con la canonizzazione può essere venerato ed è proposto, diciamo, a tutta la Chiesa, anche se non tutti i santi possono essere celebrati nel calendario liturgico. Ci sono 365 giorni e quindi non è che... Però, diciamo, i santi hanno una venerazione dove dappertutto possono essere onorati col culto liturgico, mentre i beati no, soltanto ai luoghi dove sono nati, sono vissuti o sono morti. Allora, questa limitazione dal culto anche... Però anche i beati possono diventare patroni, ritualmente, diciamo formalmente. Si sta per concludere questo nostro viaggio, no? Nella conoscenza dei santi protettori. Io però un'ultima domanda gliela voglio porre. Le voglio chiedere qual è il compito dei santi protettori e qual è soprattutto il nostro compito nel pregare loro e nell'affidarci a loro. È una bella domandona questa. Per l'ultimo secondo. Però solo 30 secondi. Diciamo. Il compito dei santi protettori o patroni. Patrono viene da pater latino, no? Uno che cosa si aspetta dal proprio padre o dalla propria madre, se non cose buone? Allora, il compito dei patroni è quello di proteggere, difendere, custodire, accompagnare, illuminare, dare l'esempio. Da parte dei, per usare la terminologia romana, dei clienti, o oggi possiamo dire dei devoti, di chi si rifugia, certamente è quella di fare i conti, direi, con le virtù spirituali di questo santo, perché presentarsi con dei voti, con dei fioretti, con delle penitenze che dietro sono una maschera per delle pretese, questo mi pare che non funziona. Deve essere una relazione basata, diciamo, sulla libertà, sull'amore e
sul Vangelo. E questo è il senso profondo della devozione. Grazie Padre Corrado, grazie Anastasia Zanoncelli, Alessandra Ciaro, grazie che sono state con noi, e grazie davvero perché è stato un viaggio prezioso. E tra poco torniamo qui per parlare di alimentazione, anzi, insomma, ci siamo dati un bel compito, sfatare 10 falsi miti, quasi bugie, diciamo, che hanno condizionato le nostre scelte in fatto di cibo, scelte alimentari. Avremo in studio, tra gli altri, Giorgio Calabrese e Luisanna Messeri. Vi aspettiamo qui tra pochissimo.